buongiorno. Nel portafoglio vede gli spiccioli. Oh, Vince, ma sta cartellina, buongiorno. Guarda qua, sta incastrato. Darcy. Oh, uno spicciolo. E fidati. Sicuro che a te poi non serve? No. Ciao, Kim. Raccomanda. Cuori, buongiorno. Bentornati in un nuovo giorno. Allora, stamattina ho accompagnato a scuola. Aspettate che voglio prendere il treppiedi. Che voglio fare giusto qualche piccola pulizia insieme a voi, nel senso qua il tavolo. Comunque stamattina, ecco qua, ho accompagnato a scuola solamente i grandi. Jacopo no, perché c'è assemblea e dovrebbe entrare alle 11, ma sinceramente per mezzogiorno e l'una, per 2 ore e mezzo che può uscire, per l'una e mezza non ce lo porta nessuno della classe e io non l'avrei portato comunque, perché vi ripeto, per 2 ore, se già l'entrata era alle 10, sì, ma alle 11 va bene così. Comunque ieri sera mi è venuta voglia, non lo so, di sistemare. Ho sistemato i cassettoni dei bambini dove c'hanno tutti i panni della scuola, eh? Poi ho sistemato il cassettone qua, quello là sotto, e ho fatto una sistemata, io ho messo là qualcosa, tanto fine settimana penso che faremo l'albero. Vincenzo va a fare questo benedetto albero e quindi fine settimana faremo l'albero. Ha detto il 23, dovrebbe essere sabato, non lo so. Io ho pensato magari sabato montiamo l'albero con le luci e poi domenica lo decoriamo, un pochino qua la cucina, non lo so, ma vediamo come va. Va bene, eh? Mi pulisco un attimo sul tavolo che hanno fatto colazione. Devo accostare un po' sta finestra che si cambia, non te fanno capire niente. Mamma mia, che stress. Andiamo, do una pulita agli occhiali con la maglia. Allora ragazzi, prima di proseguire con il video vi voglio far vedere l'abbigliamento che ho scelto su Shein e ho fatto dei completi sia per i bambini e sia per me, quindi relativo di abbigliamento e anche di scarpe. Ah, e vi lascio comunque tutti i codici qua sotto, così potete cercare con questi codici proprio il prodotto, diciamo l'abbigliamento, il capo che più vi piace. I've played my part for nothing, and I did it all for you, for you. Yeah, we've been through this, I'm not the one you need right now, and I can't stop dying for you. I don't know why we couldn't work this out. Ora possiamo riprendere con la nostra organizzazione quotidiana. Guardate mia come mi combina le coperte, una cosa assurda. Comunque organizzazione, sistemazione, pulizia quotidiana della cucina, perché la casa, la nostra casa è molto vissuta e quindi tutti i giorni bisogna comunque organizzare e pulire. Right now. Okay.
free. It's not that easy. You're complicating things for me. No, it's not that easy. Maybe just a little time can heal me, but it doesn't feel the way. What are you doing to me? Why'd you break my heart? Left me in the dark, dark. Why'd you have to go? I don't wanna feel this way. Ecco qua, abbiamo dato una sistemata insieme, ho dato pure una pulitina qui, cioè sto dando una pulitina qua. Però non qua sopra sto mobile, io non so perché si fa sempre polvere, polvere, polvere. Comunque, oggi andiamo a creare insieme il menu settimanale e prossimamente si inizierà un nuovo percorso, poi insomma ve ne parlerò quando sarà il momento. Per adesso solo questo piccolo accenno e quindi oggi andiamo, dopo andiamo a creare il menù settimanale, così anche questa settimana come la scorsa non impazzisco, mi ci trovo molto molto bene sia a livello per fare la spesa e sia a livello proprio di comprare le cose, capito? Perché io dico gli unici su cosa comprare, su cosa fare per pranzo, su cosa fare per cena. Perché ci facciamo sempre le stesse domande tutti i giorni. Cioè, le idee ci sono pure. Cioè, uno ha tante idee, no? Perché ormai basta che uno apre un social, Instagram, Facebook, TikTok, quello che sia, ti escono tante ricette, no? Basta che scrivi cosa cucinare per cena, cosa preparare, ricette prime, ricette seconde. Abbiamo tante ricette. Però il problema è che lì per lì ci mancano proprio le idee, capito? E quindi andiamo a creare questo menù, almeno che anche per quest'altra settimana stiamo a posto. Ecco qua. Dato giusto una botticina pure qua. Perfetto. Intanto qua si crea polvere. Faccio sempre foto io ogni tanto. Non so foto, so screenshot. Poi avete visto, mio zio ieri mi ha portato questa busta di pomodori. Sono pure un po' infracichelli qualcuno, però sono tanti, che ce faccio? Non si va neanche a scuola, perché le volevo portare due a zia, No, perché quello vanno bene pure 5-6 pomodori, ti fai l'insalatina, però almeno li condividi e li smaltisci. Non lo so, comunque ore sono, raga, le 8:05. Questo è l'orario che tutte le mattine io mi fermo al bar con zia e con zia Alfie, a volte anche Mary si ferma, quando non c'è il marito si ferma. Sono rimasta con l'ultima cialda di coffee. E quindi tutte le mattine questo è l'orario che io sono al bar. Stamattina sono a casa, però mi prendo ugualmente il caffè. Ora è basta. Oggi per pranzo comunque faccio il ragù, perché ce l'ho avanzato di ieri, quindi oggi basta col ragù. Poi vediamo se stasera. Eccolo qua, caffettino pronto, anche se al bar io mi faccio un bel caffè macchiato, però qui caffè normale. È bollente. Buon caffè a me e a voi se ve lo state prendendo insieme a me.
Comunque stamattina sto sistemando. Questo è un cassetto di Vincenzo che ancora non ho sistemato. Sì, è pronto? Ha suonato? Vedi se è caldo, lo puoi togliere. Jacopo si è svegliato, il latte è pronto, però si sta riscaldando i cornetti, quelli là già in busta, no? La merendina. Gliela sto facendo un pochino riscaldare, così è più buono. Vabbè, vedi se è caldia. E vabbè, in poche parole sto organizzando. Come vi ho detto, ieri mi sono fatta... 39 secondi. Mo è pronto. Vedi che mo suona. Dai. Però ascolta un po'. Certo, prendi qualcosa per prenderlo, va? Allora, stavo dicendo, ieri come vedete ho sistemato qua tutti i cassetti. Mo non so quanto dura, soprattutto questo qua di Vincenzo. Ma ok, mo ho sistemato questo qua di pigiami, che ho tolto gli estivi. Poi qui a Jacopo ho sistemato già, a Cristian ho sistemato ora e ho buttato tutte le cose che non servono più. Questi qua sono i quelli là, come si dice, spaiati. Ora vediamo se ce l'ha Vincenzo oppure li butto. Ed ora vado ad organizzare questo qua di Vincenzo, che come vedete è un casino. Eccoci qua, ritornati a casina. Siamo scesi un attimo, io e JP. Aspetta! Anche la quale si aspetta sempre fuori, si aspetta, è bello! E chi c'è? Jacopo? No, ma si pensa che stanno pure Cristian e Vincenzo. No, non ci sono Cristian e Vincenzo. Comunque raga, che volevo dire? Jacopo, ci sta pure questa fetta di melone. No. Non la vuoi? Oggi faccio allora il ragù per loro. E io sempre ragù, però ragazzuoli, mi mangio la pasta questa qua di ieri, così la levo da mezzo. Invece allora vado a buttare la pasta fresca. Mamma mia, che freddo che fa. Fa freschetto. Prima faceva caldo, perché prima di andare via, insomma, ho fatto tutte le pulizie, quindi ero proprio infuocata dal calore. Da mangiare le pastarelle. Aspetta, ma erano magari pure fazzoletti. Aspetta, non so se sono i dolcini di ieri, ma sono rimasti proprio più brutti che a me. Non muovi ossino proprio. Non so se mangiare. E mangialo, che fa? Madonna mia, io mi prendo una goccina di caffè e sto. Questo qua è limone. Guarda di questo con la frutta. Ma non mi piace il babà. Ah, questa è la zeppa di Zen Giuseppe, buonissima. È quella al cioccolato. Salda. No. Adesso non morsichino, me la mangio io, però adesso non morso piccolino. È buono, quella non è come questa con il liquore. Non la vuoi? Questa se non mangia la testa, però. Vabbè, mi chiede una maledì. Questa mi piace. Mica l'avevo vista la zeppola di San Giuseppe. Noi stiamo vedendo lo spuntino. Un aperitif. Fai vedere, dai. Buona. Qua il menù l'ho fatto un attimino, mi sono scritta qua alcune idee e poi di qua ho riportato il tutto. Ve lo leggo un attimino. Allora, lunedì, che sarebbe oggi per noi, ho fatto pasta con ragù avanzato a pranzo. La sera hamburger di tacchino con patate e broccoletti e il pane. Ma infatti mi metto a lessare pure i broccoletti e do una scottata alle patate, poi stasera le passo in friggitrice ad aria. Poi martedì minestrone con riso.
La sera le piadine con uovo cotto, insomma le piadine quelle là che faccio sempre, Philadelphia e poi la lattuga vicino. Mercoledì la pasta con il pesto, la sera bastoncini di pesce con spinaci e pane. Giovedì pasta con lenticchie, la sera non lo so, ho messo 2 volte uova ma non sono convintissima. Comunque ho messo rotolo di frittata con spinaci, cioè all'interno, no? Faccio sta frittata con gli spinaci, poi lo vado a rotolare e all'interno metto cotto e Philadelphia. Diciamo che è la stessa cosa un po' del martedì, quindi non lo so, sono un po' indecisa, però vabbè, ho messo sto rotolo, ma vediamo, oppure devo mettere il petto di pollo, ma vediamo un attimo. Comunque venerdì ho messo spaghetti con sugo allo scoglio e poi la sera merluzzo con sugo e patate, solito pesce quello là che faccio. I miei figli mangiano solo questo, il merluzzo o i bastoncini di pesce, già il salmone, queste cose qua, salmone nel senso cotto, non tanto. Senti, io giovedì a suo punto metterei petto di pollo con spinaci, petto di pollo in padella, quindi bello semplice, con spinaci più pane. Assegna, perché se no ho fatto uovo il martedì, uovo il giovedì. Assegna. Va bene, questo è il menù, ragazzi. Amonal! Eccoci qua, ore sono le 4. Abbiamo accompagnato i grandi al dopo scuola. Poi siamo tornati e io e Jacopo abbiamo fatto le polpette di melanzane, che forse vi ho messo la ricetta perché l'ho girata per Instagram, però se riesco ad adattarla la metto anche qui per voi. Ho fatto un po' le marie marrone, tu? No, tu no, io sì, guarda. E sono diventate marroni? Guarda che differenza. Aspetta, questa è più marrone, questa bianca. Forse perché... perché ho tagliato le melanzane, te l'ho detto, le melanzane fanno diventare tutto marrone. Sono diventato un mignon, adesso alto. E niente, raga, mo faccio la mia pausa caffettino. E pure io. E poi... ci vediamo a Toni. Mi sono già tagliata i pomodori per stasera. Il broccoletto l'ho messo a cuocere. Stasera nel menù c'era, ci sta hamburger di tacchino. Cosa serve questo? Ma? Pomodoro. Hamburger di tacchino e lo scongelato. Poi ho fatto, perché hamburger di tacchino li voglio dare ai bambini, faccio 1,5 per uno. Poi faccio, ci sta l'hamburger di melanzane che l'ho fatta per me, ne sono uscite 5. E poi ho tagliato già i pomodori e come contorno io avevo messo broccoletti e patate, però ho fatto broccoletti che l'ho già lessati, insomma sono pronti. C'ho almeno 4-5 mosche in casa e poi vicino ai broccoletti i pomodori e basta. Stanno, guarda là sul coperchio, per fortuna che c'è il coperchio sulla padella. È una cosa assurda. Assurda. Adesso, mamma. Almeno perché, o sì no, tutti questi pomodori. Domani ne vorrei portare 5 o 6, un po' a zia Alfonsino, un po' a ma Mary. Ma cosa servono questi pomodori che non c'è, che volano? No, Pio, non si gioca con la verdura, sei scemo? È più là? Oh, questo è più grosso. Posalo. Però è schiattato. Andiamo, mi faccio la mia posetta caffettì e va bene così. Pio, o babbo che sì.
Mamma mia, c'è umidità e i capelli sono diventati proprio... Stamattina ho messo la giacchetta di Vincenzo, della sua tuta. Comunque mi sono fermata, avete visto, un attimo al supermercato qui da me. Porco, ho preso le cose proprio che mi servivano, per, sia per stasera e poi anche il caffè. Il caffè ho preso lo scatolo da 100 cialde, poi ho preso il prosciutto cotto per fare stasera le piadine, quelle là con l'uovo. Ho preso le uova perché non ho le uova. E poi ho preso più. Vabbè, ma vado sopra, vi faccio vedere. Stamattina fa freschino, ma non tanto ancora. Ancora si sta benino. Insomma, io ho messo questa giacchettina fina, però la tuta è felpata e sto bene. Spesa chiavi, andiamo giù. C'è una puzza che stanno cucinando, tipo di wurstel, non lo so. Bella, 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 bella che mi sposti, piccolina. Però non è... Aspetta, ma gli metto l'acqua fresca, aspetta. Arriva, la faccia, la l'acqua fresca, fresca. Allora, eccomi qua, vi faccio vedere. Ho preso il prosciutto cotto, ce l'avevo in offerta a 9,90 al chilo. Infatti io ho speso 2,97 euro, so 10 fettine. Poi il caffè è questo qua, solito, vedete, io lo compro. Poi ho preso un po' di prodottini per la casa. Allora, questi qua per fare i plum cake, il dolce, dentro alla friggitrice ad aria. Poi, aspettate che mi spoglio un attimo, stamattina ho fatto tardissimo, sono le 9:30. Poi ho preso le uova, queste qua 1,50 euro, tipo piccoline. Poi il latte, ce l'aveva lo stesso in offerta a 70 centesimi, questo qua della Bayerland, non lo so se si chiama così. Poi allora ho preso il detersivo per i piatti, questo qua con bicarbonato all'interno, igienizzante. Questo. Poi c'aveva questo qua in offerta a 1,20 euro, gel bagno con candeggina. E poi ho preso questo qua perché devo pulire la cabina doccia, non adesso ma sabato, perché è veramente molto sporca, pienissima di calcare. E questo ho speso 22,70 euro. Eccola qua la mia brum brum. Ciao. La macchina è ancora zozza, eh? È ancora zozza la macchina, però ragazzi, prima o poi la porterò a lavare. Vedi, piove, 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 piove. Allora, andemos. Stamattina comunque dovevo andare a fare anche le... Madonna, mette benzina, allora mo me ne vado dritta. Stamattina dovevo andare a fare anche le unghie e non ci sono andata perché ho avuto un imprevisto. E poi ho detto, senti, vabbè, sto mese non vengo proprio, e quindi l'ho saltato e andrò direttamente il 18. Per fortuna che già presi l'appuntamento, e quindi il 18 dicembre, insomma, poi vado a fare le unghiette. E quindi mo, non lo so, vediamo fino a quando durano, poi mi arrangerò un po' da sola. Mo vediamo. Per fortuna i prodotti ce li ho, insomma, però non sono, cioè, non sono brava, hai capito? Comunque vado a mettere un attimo benzina e poi a casa. Non mi ricordo il menù oggi a pranzo, che cavolo prevedeva. Mi pare riso con la zucca, mi pare. E quindi vabbè, tanto quella la zucca cuoce in un attimo. Ah, comunque non vi ho fatto vedere, qui ho messo le piantine qua sopra sul marmo. Devo prendere un attimo il telefono, che lo metto sotto carica. Sono andata a prendere Jacopo, abbiamo mangiato il riso, molto buono. E niente, ma dopo lo faccio pure i bambini. Vieni mia. Mi sono proprio riempita. E mo niente, io metto un po' il telefono sotto carica. Poi più tardi mi preparo già pure le piadine, così stasera le riscaldo e non devo fare più niente. Me le preparo già adesso, che poi stasera le metto un po' in forno e sono pronte. Però Jacopo con un quasino, questa televisione, i cartoni. Accendiamo la luce così si vedono meglio. E salutiamo i nostri amici. Che ti fa questa voce? Forse non so. Siamo io, Jacopo, e c'è anche Vincenzo, che mo se ne deve provare in diario, perché sennò qua tutti quanti non ci entriamo. E facciamo la nina. Mi è uscito qua,
Quei brufoli dentro al naso, è come sono brutti, tipo herpes, brufoli. Guarda, sta qua proprio. Che dolore. Ci vediamo al prossimo vlog. Un bacio fortissimo, anch'io lo so fare. Vai. Ma stacca un attimo. Così lo si fa, guarda. Verso giù. No. Guarda il mio naso, guarda, guarda dal telefono. Mamma, dice se si sciamari più cammo fa zero. Cioè, io lo so. Aspetta, mamma. Hai a seguire tutti quanti su Instagram, così gentilmente, grazie, perché io ho bisogno di follower. Cioè, vinci a campo, ora sono un coniglio, io sono un coniglio. Ma scusami, perché ti dovrebbero aggiungere, visto che tu non fai vedere nulla? Non è vero. E cosa fai, vinci? Tutte però? Live, tre video di ricetta, faccio vedere le mie creazioni. Tenimi a seguire. Vabbè, raga, allora, vi salutiamo. Aspetta. Quanta sta facendo? Però non fa scemente. E come sta? Aspetta. 3, 2, 1. Go! Siamo colezzerò. Cuori belli, ci vediamo al prossimo vlog. Un bacio forte forte e un cuoricione grande per voi. Ciao!